Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Io sono Luca Epifanio e oggi risponderemo ad una delle richieste più ricorrenti sul forum, ovvero come configurare al meglio il sistema operativo Windows 10 di Microsoft per l'audio recording. Già da Windows 7 ci sono stati notevoli miglioramenti del sistema operativo di casa Microsoft e sono in molti nel campo pro ad utilizzarlo. Windows 10 fa un ulteriore passo avanti e con l'ottimizzazione che vedremo a breve l'esperienza d'uso migliorerà notevolmente. Non perdiamo altro tempo e partiamo. Iniziamo con il controllare le opzioni power del sistema sotto il menu principale. Selezioniamo Additional Power Settings. Abbiamo qui due opzioni, una per il Balance, dedicata ad una performance media in grado di risparmiare batteria, ed una High Performance, dedicata all'uso completo delle risorse del computer in generale. Andiamo nella sezione più dettagliata e cliccando sul pulsante Start di Windows scriviamo Regedit. Entriamo nella finestra e guardiamo le configurazioni. Scegliamo HK, Local Machine. Lo troviamo dentro a System Current Control Set, Control Power. Cliccando sulla cartella Power troviamo una serie di files alla nostra destra. Quello che ci interessa configurare si chiama CS Enabled. Doppio clic ed entriamo. Cambiamo il dato del campo con 0. Riavviamo la macchina. Ora torniamo nel desktop e, tornando sul controllo iniziale Additional Power Settings, andiamo sotto la voce High Performance, dove troviamo un nuovo menu Show Additional Plans. Entriamo cliccandoci sopra. Possiamo ora lavorare in maniera più approfondita sul setting delle High Performance. Nella sezione Plugin, con alimentatore, selezioniamo Never, ovvero mai, come anche su Battery. In questo modo diciamo a Windows di non pensare mai ad abbassare la luminosità o spengere lo schermo, insomma, gli chiediamo volontariamente di non risparmiare mai energia. Clicchiamo ora su Change Advanced Power Settings. Avremo ora una finestra più avanzata di controllo del sistema power della nostra macchina. Senza aver modificato il CS Enabled sopra, non avremmo potuto accedere a questa sezione e fare queste modifiche. In questa finestra, clicchiamo su Turn Off Hard Disk, che va settato su Never, e quindi inseriamo 0. Secondo punto, USB Selective Suspend Setting. Va messo su disabilitato, in questo modo non capiterà mai che ci sarà un'interruzione dell'alimentazione della porta USB dove è collegata per esempio la nostra scheda audio. Punto terzo, Processor Management Power va sistemato su 100%. In ultimo, Enable Adaptive Brightness va settato su Off, evitando a Windows di elaborare il calcolo della luminosità in base all'ambiente in cui ci troviamo. Clicchiamo Applica e OK. Abbiamo ora chiesto a Windows di disabilitare tutte quelle funzioni incentrate sul risparmio di energia. Andiamo ora a modificare tutte quelle altre operazioni di background che vengono eseguite dal sistema operativo. Cliccando sul pulsante in basso nell'angolo a destra di Windows, selezioniamo All Settings. Andiamo su Privacy. Scendiamo nel menu a sinistra fino ad arrivare a Background Apps. Questa è la lista delle applicazioni che girano in background mentre noi utilizziamo la nostra DAW. Mettiamole tutte su Off. Sempre dal menu in basso a destra di Windows, clicchiamo su Quiet Hours, che ci limita nella ricezione delle notifiche. Tasto destro su Taskbar e selezioniamo Task Manager. Clicchiamo su More Details. Dal menu in alto selezioniamo Startup. Queste sono tutte le applicazioni che vengono caricate allo startup del nostro sistema. Alcune software house creano delle micro applicazioni di startup che vengono caricate prima di tutte. Lasciamo soltanto quelle dedicate ai software audio, come Gobbler, iLock, eccetera. Tutto il resto va disabilitato perché richiamerà informazioni proprio casualmente mentre noi stiamo lavorando con la nostra DAW. Ci sono ancora altre applicazioni che sono in funzione in background vicino all'orologio, come il monitor Bluetooth, Wi-Fi monitor, eccetera. Interrompiamole. Passiamo ora all'ottimizzazione per quanto riguarda il desktop temi. Nella sezione Themes diciamo a Windows di non scaricare nuovi background, personalmente preferisco background scuri. F-
facciamo off dei Windows Sounds. In questo modo i suoni del sistema non entreranno nel nostro processing audio, distraendoci. Andiamo poi su pulsante Start, System, System Control Panel. Dal menu a sinistra clicchiamo su System Settings e selezioniamo Performance e Settings. Qui troviamo diverse opzioni. Ottimizziamo anche questa sezione e disabilitiamo tutte le animazioni e i fades delle finestre per renderlo più semplice e veloce. Clicchiamo su Advanced Processor Scheduling Background. Troviamo in questa finestra anche Virtual Memory. Clicchiamo su Change. È un sistema per creare uno spazio di memoria virtuale sull'hard disk. In questo modo usare la RAM virtuale sul disco rallenta proprio l'accesso a questa RAM da parte della DAW. Se già possediamo 16 GB di RAM non è proprio necessario utilizzare questo sistema di gestione in maniera arbitraria. La raccomandazione è selezionare Custom Sites 4096 come impostazione iniziale massima di circa 4 GB. Questo sistema soffre della differenza tra hard disk meccanico e hard disk SSD. Andiamo poi su pulsante Start, selezioniamo Windows PowerShell e da questa finestra disabilitiamo l'ibernazione, le funzioni di memorizzazione delle ultime procedure perché occupano spazio e risorse da dedicare ai Virtual Instruments. Scriviamo quindi quello che compare nello schermo e facciamo invio. A questo punto passiamo alla parte degli antivirus. Se lavoriamo offline, disabilitiamo tutti i software antivirus. Volendo possiamo usare il flight mode per disabilitare tutte le funzioni Wi-Fi. È il sistema più rapido per disabilitare tutti gli antivirus mentre usiamo il nostro software DAW. Nel caso lavorassimo online, dobbiamo sempre tenere conto che non esiste nessun sistema operativo che sia sicuro al 100%. L'uso che ne facciamo e la nostra consapevolezza è il miglior antivirus che ci possa essere. È chiaro che scaricando software pirata il rischio di incorrere in virus è alto, quindi facciamo sempre attenzione a ciò che scarichiamo e installiamo nel nostro sistema operativo. Approfondiremo in un altro video il discorso antivirus, almeno su Windows. Per ora, se lavoriamo offline, disabilitiamo l'antivirus come abbiamo visto prima. Nel caso lavorassimo online, per ottimizzare al meglio il workflow, possiamo disabilitarlo quando registriamo e riabilitarlo subito dopo, oppure configurare l'antivirus affinché sia il meno invasivo possibile. Personalmente sconsiglio l'uso di antivirus di terze parti. Quello interno di Windows è più che sufficiente a darci una protezione di base. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, come in tutti i software, la fase degli aggiornamenti è molto importante poiché risolvono bug, problematiche di sicurezza, eccetera, eccetera. Ogni sistema operativo ha il suo modo di interagire con l'utente per segnalargli il nuovo aggiornamento. Di default, sebbene Windows ci avvisi prima, l'aggiornamento potrebbe partire in automatico, riavviando il PC per diverso tempo e nel caso stessimo facendo un lavoro importante, con tempistiche brevi, questo potrebbe farci perdere un po' di tempo. Andiamo quindi nelle preferenze degli aggiornamenti di Windows e scegliamo un orario in cui solitamente non usiamo il PC e Windows può tranquillamente fare i suoi aggiornamenti. Un piccolo consiglio che vale poi per tutti i sistemi operativi. Quando visualizziamo un aggiornamento disponibile, perdiamoci quei 5 minuti per vedere di cosa si tratta. Solitamente aggiornamenti importanti di sicurezza sono fondamentali per ridurre al minimo i rischi di malware. Tuttavia nelle major release, ovvero quegli aggiornamenti che cambiano feature importanti del sistema operativo, potrebbero causare diversi problemi, in quanto potrebbero non essere allineati con il software che stiamo utilizzando, come DAW, plugins, driver, eccetera. In questo caso, fermiamo gli aggiornamenti e aspettiamo un po' di tempo per capire, anche cercando su internet, se l'utenza sta riscontrando particolari problemi con quel tipo di aggiornamento. Anche qui rientra poi il discorso del backup, sia del sistema operativo sia dei nostri progetti, ma affronteremo questo discorso in un altro video dedicato. In ultimo, parliamo delle configurazioni BIOS. Nei computer desktop possiamo manovrare alcune funzioni della motherboard ed ottimizzare ancora di più le prestazioni, ed accedere quindi alle configurazioni CPU più avanzate. Dovremo disabilitare le funzioni EIST o di speed stepping, funzioni che rallentano il processore sempre per un discorso di conservazione energetica. Disabilitiamo inoltre il C-State, sempre relativo alle funzioni di ibernazione e power saving. A questo punto sicuramente noteremo un notevole incremento delle prestazioni della nostra macchina e del nostro workflow. Ricordo inoltre che con l'ultimo update di Studio One, ovvero la versione 4.5, Presonus ha notevolmente ottimizzato l'uso della CPU, garantendo così delle prestazioni ancora più elevate. Spero che questa lezione sui tips and tricks di Studio One vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per raccogliere fondi a sostegno della realizzazione dei prossimi video gratuiti. Trovate il link sempre nella descrizione in basso. Ciao, a presto!